Questo video è sponsorizzato da Dugi ed in particolare da lui, il Dugi V20 Pro. Il Dugi V20 Pro è un rugged smartphone con delle performance incredibili e delle innovazioni hardware uniche nel suo genere. In questo caso abbiamo uno smartphone con 12 GB di RAM che si possono estendere fino a 20, 256 GB di memoria interna espandibile, ma la grande novità è la termocamera. La termocamera è una cosa che sinceramente mi ha davvero stupito, perché non è un giocattolo, è una termocamera davvero seria. Adesso vi faccio vedere qui con gli alveari il calore all'interno degli alveari. Vedete, quella lì in mezzo è una cassa vuota, quella lì è una cassa con le api. Adesso vi faccio vedere meglio in dettaglio. Ma al di là di queste innovazioni tecnologiche come la termocamera e anche la videocamera notturna di infrarossi 5G e un'ottima videocamera fotocamera da 64 megapixel, questo rugged smartphone, in quanto rugged, è progettato per resistere a condizioni estreme, quindi in condizioni di pioggia, acqua, in immersione, resiste agli urti, resiste al fuoco, resiste a tutto, a tutti i cataclismi, quindi è il telefono adatto da portare in un'avventura come quella che io ho vissuto a Madeira, per esempio. Quando si fanno questo genere di trekking non si ha la possibilità di caricare il telefono ovunque, non abbiamo prese di corrente ovunque, quindi avere una batteria da 6000 mAh ci consente di andare avanti per giorni utilizzando anche il navigatore GPS, che è sempre preziosissimo per la nostra sicurezza durante un trekking di questo tipo, senza per l'appunto dover ricaricare in continuazione questo smartphone. Questo smartphone oltretutto è anche esteticamente molto bello, ha una mini custodia leggera con un braccetto per appoggiarlo in modo da poter vedere e godere i suoi video col suo display 2K AMOLED, che è molto nitido ed ha dei colori veramente molto belli. Adesso vi faccio vedere anche l'immersione, lo butto qua dentro, ovviamente non c'è alcun problema. Quindi questo è il rugged smartphone perfetto per le vostre avventure. Dugi V20 Pro sarà lanciato il 14 giugno sul sito ufficiale di Dugi. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione, controllate sempre i link nel caso ci fossero anche eventuali codici di sconto. Ringrazio Dugi e proseguiamo con la nostra avventura viaggio a Madeira. Buongiorno a tutti e benvenuti in Portogallo, a Madeira. Alle mie spalle potete vedere ancora un pezzo di pista dell'aeroporto, proprio perché ho deciso di fare questo trekking in solitaria con tutto il mio cibo e la tenda, quindi un trekking in completa autonomia, partendo proprio dall'aeroporto ed arrivando dall'altra parte dell'isola, precisamente a Porto Moniz. Sarà un trekking di circa 80 km con parecchio dislivello. Ho pensato di farlo in 4 tappe, adesso vedremo strada facendo, comunque indicativamente questa è la linea che conto di tenere. Durante questo video e questo trekking parleremo ovviamente di Madeira, della sua vegetazione unica, del suo sviluppo turistico che sta avendo ultimamente soprattutto, ed anche un pochino della sua geologia, oltre che per l'appunto apprezzare anche i bellissimi panorami che vedremo, perché saremo sempre su passaggi molto aerei sull'oceano. Lasciate che vi ricordo prima di tutto però di iscrivervi al canale e mettermi un like, e questo è il modo migliore per supportarmi, insomma. Bene, ho percorso dall'aeroporto 2 km, tutto su strada asfaltata, marciapiede, quindi si può tranquillamente partire proprio dall'aeroporto e arrivare a Santa Cruz a piedi. E adesso ancora un po' di asfalto e poi inizierò a fare il percorso sterrato.
Allora, ho percorso all'incirca 5 km abbondanti ed ho un dislivello positivo di 487 metri al momento. Qui ovviamente i sentieri e le strade sono tutti o così o così, quindi cioè, non c'è molta scelta, insomma. Il terreno ha una geomorfologia molto particolare, infatti vedete tutti questi canali, servono per l'appunto per incanalare l'acqua, presumo anche proprio per la produzione di energia elettrica, sicuramente su quest'isola andrà molto l'idroelettrico. In questo momento mi trovo in questo bosco in cui si respira un aroma molto intenso, dovrebbe essere eucalipto. Questo genere di boschi è la seconda volta che lo trovo in vita mia, l'ultima volta che ho camminato in un bosco di questo tipo era in Bolivia, quindi bosco misto di eucalipto e acacia dovrebbe essere. Madeira è famosa per la sua laurisilva, quindi questa foresta che è diventata patrimonio dell'UNESCO dal 99, ma di questo ne parleremo meglio dopo. Adesso avviamoci, anche perché me la sto prendendo con molta calma, comunque ci sono ancora molti chilometri. Guardate che meraviglioso paesaggio alle mie spalle, che verde in quest'isola. E in questo momento sta piovigginando ed è questa la peculiarità forse del clima di quest'isola. C'è sempre questa pioggerellina quasi impalpabile, sembra più una patina di umidità che si ripresenta costantemente in più fasi della giornata. Ovviamente questa è una prima considerazione. Diciamo che sono già passato in questi banchi di pioggia più volte nell'arco della giornata. Vedremo come andrà avanti nel corso della giornata. Finché resta così è anche piacevole. Speriamo che non aumenti. Che meraviglia, ragazzi, guardate queste felci, sembra di stare in Jurassic Park. Eh sì, adesso è arrivata la pioggia vera, comincia a bagnare. Ho trovato anche un barettino carino lungo la strada. Ovviamente più si va all'interno dell'isola e più i prezzi sono bassi. Panino, Pepsi e caffè espresso 3,40 euro.
Guardate qui su questa pianta che non riesco bene a identificare, ma dalla foglia potrebbe essere una quercia. È interessante vedere come le felci si sviluppino sul tronco, oltre a tutti i muschi e i licheni, di cui molti frutticosi, che pendono proprio dai rami. Guardate che pianta è! È una felce gigante, è una felce albero. Questo tipo di pianta erano quelle che predominavano durante il periodo dei dinosauri, per farla proprio semplificata al massimo. Oltre al bellissimo bosco in cui mi trovo, di presumo abeti, perché sono altissimi, sono conifere altissime, e si cominciano a vedere i primi tratti di laurisilva, quindi piante di alloro, ci sono anche queste felci stranissime che non avevo mai visto prima d'ora. Allora, siamo quasi 18 km di strada percorsa, altitudine 1290 metri adesso, quindi siamo già abbastanza in alto. Ho incontrato un simpatico signore portoghese che mi ha dato qualche consiglio anche sul posto dove accamparmi, quindi adesso camminerò ancora, penso, un 3-4 km più o meno. L'altro consiglio che mi ha dato è quello domani di svegliarmi presto, da dove piazzerò la tenda, e salire sul picco di Arreiro a vedere l'alba. Vediamo. Ah, comunque, proprio parlando con questo signore, ho scoperto che, vabbè, l'eucalipto non è una pianta autoctona del posto, ma è stato portato per scopi economici, industriali, e è diventata una specie invasiva. Qui ovviamente l'ecosistema è molto sensibile, ci sono veramente moltissime specie endemiche, è una biodiversità incredibile, e quindi queste piante di eucalipto, che sono molto belle da vedere, anche piacevoli, insomma, perché profumano tantissimo l'ambiente, in realtà sono piante che fanno dei danni all'ecosistema locale. Allora, per oggi credo di aver dato a sufficienza, ho percorso più di 20 km, 22-23, ho effettuato più di 1500 metri di dislivello, quindi come primo giorno mi sono portato avanti. Adesso sono riuscito a trovare una piazzola in prossimità del picco del Arreiro, e l'obiettivo domani mattina è quello di andare a vedere l'alba dal picco del Arreiro. Adesso, appena smette di piovere, sempre che smetta, vi faccio vedere anche il posto dove ho piazzato la tenda. Approfitto di questa breve pausa dalla pioggia, anche se penso che riprenderà a breve, per farvi vedere dove ho piazzato la tendina. Uno spiazzo vicino al picco del Arreiro, e volevo soltanto darvi anche un'informazione nel caso in futuro vogliate fare questa esperienza. Le bombole di gas sono molto difficili da trovare a Madeira. Io ero andato alla Decathlon, la Decathlon principale di Madeira, e non le avevano disponibili, quindi considerate questa cosa. C'è solo un negozio in centro a Funchal dove le vendono, è un negozio di outdoors del quale non mi ricordo il nome al momento, tra l'altro pagate anche molto care, perché una bomboletta piccola 10 euro. Però d'altronde zero concorrenza, ci può stare. Sono anzi molto contento di essere riuscito a trovarla, perché
sinceramente pensavo di non trovare la bombola e di, per l'appunto, aver problemi a cucinare. Diciamo che il percorso di oggi molto bello, un po' qualche tratto su asfalto, un po' qualche tratto sterrato, alcuni strada sterrata di fianco a quella asfaltata, e diciamo che è un trekking abbastanza, fino ad oggi come primo giorno, abbastanza comodo, nel senso che al di là di dislivelli molto molto netti, c'è la possibilità comunque di trovare barettini, ristorantini, quindi di fare varie pause, concedersi anche, insomma, il lusso del panino, della birretta, cosa che ho fatto per ben due volte oggi, con anche dei prezzi molto bassi, perché effettivamente al di fuori di Funchal tutto costa molto poco, quindi insomma è anche una camminata abbastanza godereccia. Altro aspetto molto positivo di questo punto in cui ho posizionato la tenda è che qua sotto c'è un bel torrente, quindi si può prendere acqua e ci si può dare anche una sciacquata. Vorrei fare due considerazioni personali su Madeira. Allora, sta vivendo un periodo d'oro del turismo, e insomma il fatto che anche io sia qui è proprio perché comunque viene molto anche pubblicizzata sui social, i voli permettono di arrivare in modo molto agevole ormai da diverse parti del mondo, quindi la pressione turistica sta aumentando e speriamo soltanto che, insomma, la gente dell'isola non si faccia prendere troppo la mano da questo boom turistico, perché questa è un'isola molto bella per quello che è, per le bellezze naturalistiche che propone, oltre che, per carità, per magari la città di Funchale, le altre varie, gli altri vari paesini che ci sono sparsi per l'isola. Il rischio, quando si crea questo sviluppo turistico così forte, è che prenda piede l'eccessiva cementificazione. Quindi Madeira mi sembra ancora relativamente intatta a livello ambientale, anche se poi ovviamente anche qua ci sono tutta una serie di problematiche, come abbiamo visto prima, ad esempio il fatto che ci siano gli eucalipti impiantati come piante che avevano un utilizzo a scopo, diciamo, industriale, e che sono andati a rovinare l'ecosistema originario dell'isola. Quindi questi ambienti sono sempre molto sensibili. E, vabbè, ovviamente la parte di Laurisilva è protetta dall'UNESCO, quindi è intoccabile, però al di là di quella ci sono comunque moltissimi ambienti sensibili qui nell'isola che vanno preservati. Allora, ad occhio non dormirò nulla, c'è un vento pazzesco, oltre che far freddo, andrà così, sicuramente. Buonanotte. La situazione è questa, una cosa infernale, senza fine, e non so esattamente le cose come si metteranno, tanto che ho già messo tutto nello zaino, eventualmente se dovesse strapparsi la tenda dovrò scappare e trovare un rifugio, perché qua il vento è veramente di una potenza incredibile e non smette mai.
sono quasi le 7 del mattino, sta per sorgere il sole, ma la situazione non sta cambiando, non so più cosa fare. Ce l'ho fatta, ho ritirato tutto, che notte di merda. In cima al picco do Areiro, preparatevi al panorama incredibile perché ne valsa davvero la pena. È arrivato sulla cima più alta di Madeira, il picco Ruivo, dove godrò brevemente di questo magnifico paesaggio e poi mi avvierò, anche perché ho ancora molta strada da fare per la tappa di oggi, sono solamente a metà. Guardate un po' il paesaggio, che meraviglia, ne è valsa davvero la pena. Mi dispiace molto non essere riuscito a registrare dei video belli, appaganti, proprio sulla cima, sulle due cime che ho visitato. Purtroppo le condizioni sono queste, sono molto deluso anch'io, però d'altronde non può andare sempre bene. Ultimamente la montagna mi ha sempre premiato, stavolta insomma si è fatta un pochino desiderare e niente, non si è fatta vedere. Poco importa, comunque c'è sempre la soddisfazione di aver raggiunto la cima. E vi parlo brevemente del percorso per arrivare al picco Ruivo. Devo dire, percorso sicuramente molto turistico, battutissimo, però comunque è duro, perché è un saliscendi tutto gradini, gradini veri e propri, gradini di metallo, quindi si salgono delle scale, e quindi insomma, se come me arrivate con già più di 2000 metri di dislivello nelle gambe, lo sentite. Adesso proseguo, non so esattamente dove, a dire il vero, devo capire più che altro fin dove arrivare, devo trovare un punto tappa decisamente più comodo rispetto a quello di ieri, perché così non va assolutamente bene, sono molto stanco, e vediamo dove arriverò.
Questa volta dovrei esserci, anche se sono in quota ed anche se il vento sta già soffiando forte e oltretutto ci sono le nuvole che passano molto veloce come ieri, teoricamente dovrei essere abbastanza al sicuro qui perché sono chiuso da una nicchia di vegetazione che dovrebbe ripararmi e proteggermi. Quindi probabilmente riuscirò a dormire stanotte. Buongiorno, terzo giorno. Oggi mi aspetta una tappa abbastanza lunga perché ho intenzione di avvicinarmi il più possibile in modo da fare domani, che è l'ultimo giorno, una distanza più breve e prendermela con più calma. Come vedete, anche oggi ci si sveglia così. Tra l'altro molto freddo, ha fatto molto freddo e quindi anche consiglio che vi posso dare: non sottovalutate quest'isola, il clima è abbastanza imprevedibile e ho un sacco a pelo in piuma da 10 gradi comfort, sono stato giusto, nel senso che avevo un po' di freschino stanotte. In compenso ho dormito molto bene perché la postazione della tenda era ideale, niente vento, quindi si è dormito molto bene. Una piccola curiosità riguardo a questo fiore: questo si chiama Echium fastuosum, meglio conosciuto come orgoglio di Madeira. È la pianta forse più iconica dell'isola, è veramente molto bella, è una pianta originaria qui dell'isola, ha bisogno di climi particolari per crescere, ha un fiore composto a spiga, quindi ci sono tanti piccoli fiorellini che compongono questa grossa spiga. In questo momento c'è sopra un bombo, sono piante molto frequentate per l'appunto dagli impollinatori, quindi saranno piante che offrono sicuramente grande nutrimento.
E vi dicevo, è una pianta originaria qui dell'isola di Madeira, e come questa ce ne sono molte altre specie floreali e specie vegetali che sono endemiche proprio qui dell'isola, cioè che nascono e crescono solo ed esclusivamente qui. E anche per quanto riguarda non solo le piante ma anche a livello faunistico ci sono moltissime specie di uccelli che esistono solo qui. Riguardo alla geologia dell'isola possiamo dire per prima cosa che è un'isola vulcanica, anche se è un'isola vulcanica geologicamente molto complessa. Si è venuta a formare milioni di anni fa, circa una sessantina di milioni di anni fa, ed era un punto caldo di confine tra la placca africana e quella euroasiatica. Durante le varie eruzioni si sono formate diverse stratificazioni, ma la peculiarità di quest'isola è che presenta anche delle rocce sedimentari, quindi in seguito a queste eruzioni ci furono dei periodi in cui si riuscirono a formare praticamente dei fondali marini sostanzialmente. Ovviamente poi nel corso dei milioni di anni l'isola è completamente cambiata proprio a causa anche di movimenti tettonici, dei fenomeni erosivi, soprattutto fluviali e anche quelli oceanici. L'isola è palesemente scavata con delle gole a V scavate dai numerosi torrenti che scorrono a causa dell'elevata quantità di precipitazioni sull'isola, e quindi praticamente è un'isola vulcanica che non ha la forma tipica di un vulcano, per questo capite che è una geologia molto complessa, la caldera non è distinguibile. Questo articolatissimo sistema di canalizzazioni che abbiamo visto all'inizio e che rivedremo spesso adesso per l'ultima parte del sentiero si chiama Jevadas. È praticamente proprio un sistema per prendere l'acqua dalle foreste e dalle montagne e trasportarla nelle zone più aride, quindi non tutta l'isola è rigogliosa. La parte diciamo centrale, quella dove ci sono le foreste e c'è la maggior parte della vegetazione, è quella più florida ovviamente, dove l'acqua dell'oceano si condensa diventando vapore acqueo, quindi generando piogge continue, mentre attorno all'isola potenzialmente potrebbe essere arida. Questi sistemi di irrigazione, che penso che siano stati costruiti veramente nel corso di secoli, perché è un sistema incredibile, complesso, adesso molti sono in cemento e per l'appunto si può fare trekking costeggiando questi canali. Questo sistema serve per far sì che in alcune aree dell'isola si possano coltivare per esempio le banane, frutta e coltivare insomma quello che è necessario per il sostentamento dell'isola. Servono anche per la produzione di energia idroelettrica e quindi un bellissimo esempio di sistema circolare, cioè si sfruttano le foreste e la vegetazione dell'entroterra per far sì che l'acqua che ricevono possa essere utilizzata nelle altre parti dell'isola. Quindi questo ci fa capire anche l'importanza delle foreste, che quindi servono, sono delle vere e proprie risorse per far sì che l'acqua si riesca a raccogliere, ecco, oltre che per un discorso idrogeologico anche di solidità del terreno.
Ho appena finito di percorrere i due tunnel più lunghi che ho messo sul mio percorso e non ve li consiglio. Sono veramente molto lunghi. Questi due, solo questi, saranno stati indicativamente 3 km. Ho tirato anche una capocciata fortissima che mi è venuto anche un bernoccolo e si cammina sul lato, sempre in alcuni punti diventa veramente molto stretto e quindi rischiate di finire poi dentro al canale. Oltretutto assicuratevi, se mai decidiate di fare questi tunnel che vi sconsiglio, di avere una lampada con una buona autonomia, perché se vi trovate in mezzo completamente al buio non è una bella cosa. E oltretutto, secondo me, in caso di maltempo potrebbero diventare delle trappole mortali. Quindi Guardate che bel posticino per l'ultima notte. Siamo in piena laurisilva a circa 600 metri di quota. Sono sceso parecchio, ho fatto una deviazione, mi sono un pochino impanicato perché non riuscivo a capire esattamente dove passare. Questo percorso dei tunnel a un certo punto ho preferito abbandonarlo, avrei dovuto fare ancora un paio di tunnel ma ho preferito evitare perché non mi piaceva. E quindi adesso sono sceso nel punto più basso e domani mi riaggancerò al percorso del Madeira Ultra Trail. Siamo addirittura d'arrivo, penso che indicativamente mancheranno una quindicina di chilometri per Porto Moniz e quindi domani si chiuderà questa mia avventura. Allora, che cos'è la laurisilva? La laurisilva è una foresta che un tempo, milioni di anni fa, ricopriva tutto il bacino del Mediterraneo. Quindi questa foresta attualmente si trova solo qui a Madeira e nella Macaronesia, nelle diverse isole della Macaronesia, ma quella più ben conservata è qui a Madeira. È unica al mondo, è un sistema subtropicale. Adesso sono seduto proprio su una di queste lauracee, che sono facilmente riconoscibili perché, vabbè, sono piante latifoglie sempre verdi ed hanno le foglie come se fossero ricoperte da uno strato di cera. Sono progettate apposta da madre natura per far sì che l'acqua scivoli dalla foglia e quindi sono, diciamo, impermeabili, ecco, proprio perché l'ambiente qui è pluviale e quindi, come abbiamo potuto vedere, c'è sempre una costante presenza di acqua. La cosa molto bella della laurisilva, oltre il verde incredibile, rigogliosissimo, è proprio anche il verde degli organismi più piccoli, quindi i muschi, i licheni che crescono sulle cortecce degli alberi e anche delle feci che ad esempio ho visto su alcuni alberi crescere proprio sul tronco dell'albero, probabilmente utilizzando come substrato il muschio. Quindi è un sistema molto delicato, complesso, che dà protezione a una serie di specie animali e vegetali che esistono solo qui a Madeira, quindi endemiche, ed è sicuramente un sistema da proteggere, infatti è dal 99 diventato patrimonio dell'UNESCO. La laurisilva in realtà è ancora presente, anche se non in purezza, in alcune zone del Mediterraneo, per esempio in Italia, che io sappia, si può trovare ancora in parte in Calabria, per esempio, in altre regioni del sud. Ma una pianta che possiamo trovare sulle Alpi e che fa parte ancora della laurisilva, quindi delle specie che sono sopravvissute ai milioni di anni e che possiamo trovare ancora naturalmente da noi, è l'agrifoglio, per esempio. Anche agrifoglio, una pianta latifoglie sempreverde, che ha anche lei questa superficie delle foglie cerosa, quasi impermeabile.
concluso il mio trekking, manca ancora poco meno di un chilometro a Porto Moniz, ma tra esattamente 10 minuti c'è il bus per Funchal, quindi ne approfitto. Eccomi tornato a Funchal dopo questo lungo e faticoso trekking. Vi darò un paio di dati e anche darò qualche considerazione personale su Madeira. Allora, il trekking si è sviluppato su un percorso lungo 85 km e 4.400 metri di dislivello, quindi una distanza e un dislivello abbastanza, diciamo, notevoli su un trekking di 4 giorni. È stato molto faticoso e comunque, diciamo, se avete un certo allenamento, se siete delle persone abituate ad andare in montagna, sicuramente lo potete gestire. Riguardo Madeira davvero molto bella, molto più bella di quanto pensassi. La Laurisilva è meravigliosa, una foresta verdissima, rigogliosissima. L'interno dell'isola è ancora effettivamente molto selvaggio, ma nonostante sia selvaggio c'è la possibilità alla fine, diciamo, dei punti più critici e più faticosi di trovare qualche punto di sosta, cioè voi dopo una lunga salita o dopo un lungo pezzo impegnativo, almeno sul mio percorso, ho sempre trovato un pezzettino in cui c'era un bar, un localino dove ci si poteva ristorare, quindi bere un caffè, mangiare qualcosina e ripartire. Quindi è un trekking anche piacevole da quel punto di vista. L'altra cosa fantastica di Madeira è la cura dei sentieri. I sentieri sono tutti ben segnalati e hanno fatto un lavoro incredibile proprio per la gestione dei sentieri. Sono sicuramente percorsi molto antichi, tutti a gradoni, alcuni risistemati recentemente. Le Llevadas, che di cui vi ho parlato in precedenza, vanno percorse su alcuni tratti perché secondo me vale veramente la pena, perché sono dei, oltre che agevolarvi anche il percorso che risulta pianeggiante e comodo, sono molto belle da vedere. E eviterei soltanto di fare un eccessivo numero di tunnel, cioè fatene qualcuno giusto per sperimentare questa esperienza, ma non fate tutto il percorso nei tunnel, io ne ho fatti troppi. Tra l'altro ho conosciuto due ragazzi rumeni che anche loro nel centro dell'isola sono passati da altri tunnel e in un certo punto sono rimasti bloccati a causa di una frana e sono dovuti tornare indietro al punto di partenza allungando il loro percorso di 23 km, quindi questo è un altro potenziale rischio percorrendo questi percorsi nei tunnel all'interno dell'isola. Un'altra cosa che mi ha lasciato veramente piacevolmente sorpreso è il fatto che nonostante la foresta sia rigogliosissima e molto umida, non c'è nemmeno una zanzara, cioè lungo il percorso voi camminate senza avere insetti che vi ronzano attorno, almeno in questo periodo. Io sono venuto qui a maggio e a maggio è andata così. Ho visto pochissimo sole purtroppo, moltissima nebbia, in montagna fa freddo, giù nelle quote più basse invece fa caldo, tipo qui a Funchal il clima è veramente molto gradevole, ma io con un sacco a pelo da 10 gradi comfort devo dire che ero veramente al limite nelle notti passate tra i 1200 e i 1400 metri di quota. Per il resto è esperienza che mi sento di consigliarvi. Madeira è l'isola perfetta per il trekking. Se questa video esperienza di trekking vi è piaciuta, vi lascio comunque in descrizione altri video in cui ho fatto dei viaggi di trekking di più giorni in Laponia o in Islanda, insomma ve li lascio qui in descrizione, che sono secondo me molto belli. E vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, lasciatemi un vostro commento e ci rivediamo presto sicuramente con un video di baita. Un saluto a tutti da Luca, da Funchal, alla prossima, ciao a tutti!